Ciao ragazzi, il 23 giugno sono partito con Chiara per un on the road in giro per l'Italia. Dato che il mio viaggio intorno al mondo è bloccato, ho deciso di esplorare un po' il mio paese. Buongiorno ragazzi, finalmente si viaggia in giro per l'Italia. Siamo io e Chiara che guarda fuori. Adesso andiamo, abbiamo preso questa macchina a noleggio, gentilmente offerta all'Holocauto. La prima tappa è la Toscana e le prossime sono le prossime tappe. Ok, signorina, navigatore verso la Toscana. Io sarò l'addetta alla musica però. Abbiamo guidato ben 4 ore per arrivare a Firenze e ci siamo fermati prima a metà strada in un autogrill. Fra un'ora e mezza dovremmo essere a Firenze. Ho preso risotto con lo speck. Questo non è il mio primo on the road in Italia, ne ho fatti tanti altri, ma è il primo dove guido anche io. La macchina è con il cambio automatico, quindi è super facile. Che caldo, Sto fornetto, a me piace. A Firenze siamo stati gentilmente ospitati dal mio amico Andrea Giunti, che ho conosciuto a novembre scorso a Shanghai. Ci eravamo ripromessi di incontrarci a Firenze. Ho raggiunto finalmente Andrea Giunti con 2 ore di ritardo, quindi adesso se ne va, ma io lo riraggiungo in Giunti alle 6:30 e sfrutto queste 2 ore e mezza per vedermi le cose lì. Che devo vedere qua a Firenze? Cioè il Duomo, gli Uffizi, però non siamo in tempo per gli Uffizi, l'Arno, Ponte Vecchio. Non ho mai visitato questa città, ma purtroppo quel giorno sono stato solo poche ore e quindi mi sono fatto un giro veloce per il centro. Ho visto solamente il Duomo, l'Arno, il Ponte Vecchio e gli Uffizi li vedrò la prossima volta, insieme a un sacco di altre cose. Sta guidando per la prima volta una macchina automatica. Com'è? È facile o difficile? Sono un po' spaesata, ma credo sia più facile. Che bello non guidare. Ci siamo fatti un giro all'interno dell'azienda, l'aggiunti editore, e sicuramente voglio andare a fare un imbucato da, un vero video dove esploro tutta l'azienda e scopro come funziona. Porca vacca, che bello! Andrea ci ha fatto vedere una collezione di libri del 1500, tra cui un Decamerone originale di quegli anni. Non si sa però se la famiglia Giunti di editori del 1500 sia in qualche modo veramente imparentata con i Giunti di adesso che hanno la Giunti editore. Pinocchio è stata la casa editrice originale di Pinocchio, originali anche in archivio. Sono delle pagine mancanti. Questo è perché Leonardo sono tagliate e hanno rubato. No. Sì. Gracious permission of Her Majesty Queen Elizabeth II. Questi sono dei disegni fantastici fatti da Leonardo a mano, ovviamente. Lui doveva aprire il corpo, ricordarselo, memorizzare a mente e poi andare a casa e fare questi disegni incredibili. Prima di cena ci siamo fatti una sessione di tennis dove mi hanno stracciato perché sono una pippa. Ma ci è venuta abbastanza fame per andare a mangiare in un ristorante tipico di Firenze. E per la prima volta ho provato la pappa al pomodoro. Questa è la pappa al pomodoro. Il giorno dopo già dovevamo lasciare Firenze, ma prima di andarcene ci siamo presi una schiacciata al volo con Andrea. E poi ci siamo diretti verso Lucca, dove ci ha raggiunti Mattia Guzman per girare un po' di video nei nuovi uffici di My Accounting. Il video è uscito già su YouTube, lo potete vedere. Siamo stati io e Chiara gentilmente ospitati da Carlo Alberto, mentre Mattia è tornato a casa. Ci siamo fatti una bella cena in giardino a tema pesce, infatti oltre ad essere un grande avvocato, Carlo Alberto è anche un grande chef. Salmone con l'erba cipollina e le noci, tonno, pesce spada.
Il 25 abbiamo lasciato la Toscana. Abbiamo fatto tappa in autogrill e ci siamo diretti verso le Marche. Avremmo dovuto guidare 4 ore, ma ne abbiamo guidate 7 perché abbiamo sbagliato strada. Marcello si è appena tirato un bicchiere di acqua pieno in faccia. Siamo pronte? Andiamo? Terzo giorno in viaggio, stiamo andando verso casa di Gemmacocca nelle Marche, dove passeremo i prossimi 2 giorni e mezzo. E guida Chiara adesso. È stata una cosa strana. Abbiamo continuato sull'autostrada sbagliata per un po' di chilometri. Un'ora fa il navigatore diceva mancano 2 ore e 40. Adesso guardiamo il navigatore, mancano 2 ore e 40. Mi è passata un'ora. Stavamo cantando al karaoke. Io non l'ho detto alla guida, tu le ha detto a Google Maps che introdurre il biglietto. Ok. Dovevamo essere arrivati un'ora fa e manca ancora un'ora. Mamma mia. Marcello si lamenta un sacco. No, perché? Dimmi cosa lamentando. Che sei stanco. No, non sono stanco io, sto bene. Nelle Marche ci ha ospitato Gemma nella sua villa a Potenza Picena. Ci ha fatto vedere un po' di città e ci siamo presi un bel gelato a Porto Recanati. Buongiorno amici, mi sono svegliato qua in mezzo alla natura, nelle Marche. Il bello della natura è che l'audio è sempre perfetto qua, quando il tempo è buono. Il secondo giorno nelle Marche è iniziato con una bella colazione a base di estratti di frutta e poi ci siamo diretti verso il Conero. Gemma, dove ci porti oggi? Al Conero, vi faccio camminare e poi vi faccio bagnare. Che detta così, vabbè. Okay. Bene! La seconda uscita su Via del Sole. Ci siamo? Abbiamo fatto scorta pizza a scaldare e adesso si va al mare. Eccomi, prendo un po' di... Nel pomeriggio dopo pranzo invece abbiamo visto una spiaggia bellissima. Un po' difficile da raggiungere, ma ne vale la pena. Devo dire che il mare delle Marche mi ha stupito, non sapevo che fosse così bello. In spiaggia ci ha raggiunto Elisabetta, che insieme alla sua sorella Federica hanno l'account di Instagram Il Goloso Mangiarsano. E infatti Elisabetta ci ha ospitato a cena per mangiare un po' di cose buone. Buono questo mosso. Anche oggi colazione con estratto di frutta e pranzo a base vegetale. Questi giorni ci siamo fatti praticamente un detox io e Chiara. Il 28 abbiamo lasciato le Marche in direzione Napoli. 28 giugno, stiamo accompagnando Gemma Cocca dalle Marche a Napoli. Ciao. Perché casualmente lei vive a Napoli, ma ha anche una casa nelle Marche. E anche noi dobbiamo andare a Napoli per visitarla. Noi andiamo in un hotel. E quindi stamattina ci facciamo queste 4-5 ore in autostrada. Ci stiamo ascoltando in macchina Lolita, l'audiolibro su Audible. È meraviglioso. E adesso Chiara sta mettendo il diesel. Grazie mille. Abbiamo pranzato in autogrill e dopo 6 ore di guida siamo arrivati. Ragazzi, siamo finalmente arrivati a Napoli, abbiamo accompagnato Gemma Cocca a casa. Adesso noi ce ne andiamo in hotel. Non so, ma un po' rotta. Siamo arrivati nell'hotel Renaissance di Napoli, è molto carino. Renaissance. Questa è la stanza, è molto carina. C'è un problema, che mi sono rimasti solamente questi vestiti, non so più che fare. Solo questo, ciao. Come li lavo? Questa volta ci siamo viziati e siamo andati all'hotel Renaissance Mediterraneo di Napoli. Per ovvie ragioni, era mezzo vuoto, quindi era tutto per noi. Aveva una piscina aperta fino a mezzanotte che dava su tutto il centro di Napoli. Ed eravamo a 2 minuti a piedi praticamente da qualsiasi cosa bella, specialmente via Toledo. Che si è tiepida?
Mi fai una foto per Instagram, per favore? Si sono anche accese le lucine blu. Dopo aver passato il resto del pomeriggio in piscina, siamo andati a procacciarci un po' di street food a Toledo. Io mi sono preso una bella pizza al portafoglio e Chiara si è presa un gelato. Dai! Purtroppo a Napoli c'è stato un intoppo lavorativo e sono rimasto a casa per lavorare. L'idea era quella di visitare un sacco di posti, di vedere un sacco di persone che mi avevano scritto, che ci eravamo organizzati per fare un sacco di video, un sacco di cose, e invece ci siamo chiusi in hotel. Abbiamo giusto fatto una lavanderia. L'ultimo giorno ci siamo concessi un po' di piscina e siamo stati ben 2 giorni nel cuore di Napoli senza visitare nulla. 30 giugno, la giornata di oggi era la giornata disegnata per visitare Napoli. Purtroppo avevamo, cioè io che c'era un sacco di cose arretrate da fare, e abbiamo detto non possiamo continuare con tutte queste cose, sacrifichiamo Napoli che è vicino a casa, lo rivedremo. E oggi lavoriamo in questo splendido hotel che tra l'altro mi ha offerto Chiara. Io ti faccio vedere io le cose belle oggi. Io ogni volta che vado a Napoli solo a Toledo, sempre così. Ho visto un po' di altre cose, ho visto il castello, lungomare, plebiscito, piazza Dante, queste zone qua, ma basta. E adesso ci stiamo dirigendo verso pizzeria Sorbillo sul lungomare. L'ultima sera siamo usciti per prenderci una bella pizza, che è d'obbligo a Napoli. Ho fatto un antipasto di Montanara, passando per Toledo. E poi ci siamo visti con Gemma alla pizzeria Sorbillo sul lungomare per mangiarci una bella pizza. E voi direte, ah no, non è il Sorbillo originale? Non mi interessa. La pizza è la pizza, è sempre buona. Abbiamo concluso la nostra esperienza a Napoli con una passeggiata sul lungomare. La nostra tappa a Napoli purtroppo è finita. Sono contento che almeno mi sono visto un po' di lungomare, un po' di Napoli con Gemma e Chiara ieri sera. Peccato non aver visitato per bene, non sono ancora mai stato in un sacco di zone importanti di Napoli. In compenso Napoli è vicinissima a casa, quindi mi rifarò. Adesso direzione Polignano a Mare, dove faremo una piccola tappa prima di andare in Salento. Allora, sembra sempre nei tuoi video che tu sei tipo, sei un po' arrabbiato con te, cioè come se non hai fatto bene. Non hai è vero, usi i video per sfogare le cose che non ho fatto bene. Esatto. E quindi nel video tu cioè sembra sempre che fai tipo vabbè, è andata così. Invece no, cioè dille che alla fine l'hai fatto. Che ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti. La vista era molto buona. Io sono terribile, questo tutto è sul cazzo. Cosa bella. Adesso in queste 4 ore di viaggio vi ascoltiamo Lolita. Dopo la Campania ci aspettava la Puglia. Abbiamo guidato un po' per Napoli. Per uscire da Napoli ho guidato un po', quindi ho sicuramente migliorato le mie abilità di guida. E ci siamo diretti verso Polignano a Mare. Siamo arrivati a Polignano, abbiamo visto un po' di spiaggette lungo la strada e ci siamo fermati qua. Parentesi terminata, si va a casa, 7 minuti siamo arrivati e ci spaparanziamo. Prima di andare a casa siamo andati dalla pescheria, che è buonissima, a prenderci un bel panino col pesce. E poi ci siamo diretti verso Apulia Hotel, che era il posto dove risiedevamo. Polignano è piccolina ma merita tantissimo. Eccoci arrivati, molto carino. L'ho preso all'ultimo momento e adesso mi butto sotto la doccia. Il tipo del B&B dove siamo andati ci ha preso la mappa di Polignano e ci ha indicato un percorso che va da... Vabbè, io sono stanco, non so parlare. E qua c'è il percorso che va dal lungomare fino ai punti panoramici, passa per il centro storico. Il giorno dopo abbiamo fatto le cose d'obbligo, siamo andati in spiaggia, abbiamo visto la statua di Modugno, abbiamo fatto un giro per il centro e poi siamo ritornati in spiaggia a fare tuffi. Cosa? Siamo stati un giorno in più a Polignano rispetto al solito e quindi abbiamo preso un appartamento sempre vicino alla Puglia Hotel, che era gestito dalle stesse persone. L'appartamento era più bello e costava uguale. Abbiamo preso un panzerotto là dietro, che c'è una panzerotteria che ce li fa tutti quanti i gusti. 2 classici e uno qua dentro la busta alla Nutella, e ce li mangiamo davanti a questo lungomare. Ah,
Allora, la nostra permanenza qua a Polignano è terminata. È stato molto bello. L'ultima volta che ero stato qua era per il Red Bull Cliff Diving, era pieno di gente. E invece questi giorni è stato abbastanza vuoto. Non vuotissimo, comunque c'era gente, però il parcheggio c'era, non c'era la fila alla pescheria. Quindi molto soddisfatto. Quindi ci torniamo adesso alla vita. Direzione Salento, guida Chiara. Dopo Polignano ci siamo diretti in Salento, dove siamo stati ospitati dal bellissimo Grand Hotel Riviera, vicino Gallipoli. Quella là in fondo, quella là è Gallipoli. E noi siamo là vicino in una piccola città che si chiama Santa Caterina. E stasera andiamo in un ristorante che ci ha consigliato la nostra fidatissima. Oddio, ho sbagliato, come si chiama? Santa Maria del Bagno. Ho sbagliato, scusate. Ci troviamo tra Santa Caterina e Santa Maria del Bagno, ed è esattamente a metà. Siamo... No. Ragazzi, guardate un po' cos'è arrivata. La colazione in stanza. Tiè, guardate che roba. Guarda che roba. Pranzo, frisa, pomodorini, burrata, olive, è veramente buona. Oggi piove, mi si è rotta la lente degli occhiali da sole, una giornataccia. Niente. No, non mi sa, una bella giornata. Dimmi. Ti azzardi a dire che non ho lo spirito dell'avventura? Ma perché cammini 2 metri sotto la pioggia? 2 metri sotto la pioggia, guarda. Queste sono bazzecole. Guarda che vento! Un po' è bello, vero? Scegli una sciolina. La sera siamo andati a Gallipoli e abbiamo mangiato al pescatore, che ci ha offerto la cena con la grandissima Mina Galogiuri. Ci siamo fatti un antipasto di crudi di mare e carpaccio. È il giorno in cui io ho mangiato più carpaccio di tonno nella mia vita. C'erano anche i crostini con i ricci. Poi sono arrivati i ravioli ripieni di qualsiasi cosa, con i gamberi buonissimi, gli spaghetti con i ricci. E poi stavo per esplodere perché ero già pieno alla fine degli antipasti. Purtroppo in queste 2 giornate salentine, 0 sole, tutto brutto tempo, solo ogni tanto il sole, guarda, non ce lo aspettavamo e quindi siamo stati neanche un bagno. L'ultima sera in Salento ci siamo fatti una bella cenetta in questa friggitoria molto zozza, ma molto buona. Mi fa male al dente del giudizio. Non mi ho mai fatto così male. La mia faccia è simmetrica. Non si vede, ma qua è molto più gonfia rispetto a qua. Non ci voleva. La tappa seguente era una regione dove non ero praticamente mai stato. Ero solamente stato una volta quando ero piccola. La Calabria. Ci siamo fatti un bel pezzo di autostrada con la pioggia. Ci siamo fermati in un ristorante abbastanza turistico, a metà strada. E con un estremo dolore al dente del giudizio siamo arrivati a Scilla. Dal momento che il dolore al dente del giudizio stava aumentando a dismisura, mi sono preso gli antibiotici, ho chiamato il dentista, praticamente avevo un ascesso e nei giorni seguenti è passato. Arrivati in Calabria, ufficialmente a Scilla. Dietro di noi l'hotel Scilla, sono le 8 di sera, ci siamo fatti un'imbarcata lunghissima dal Salento. Ho un po' di dolore dentro il giudizio, mi sta perseguitando, ma va tutto bene. Perché stiamo cenando a mezzanotte? Perché ti fa male il dente e devi prendere l'antibiotico. E io mangio il dolce perché ho fame invece, perché magari i dolci. Pesto, burrata, pomodori e pane. Scilla è molto bella e dà sul mare, però la città è arroccata, diciamo, molto più in alto, sul promontorio. Se si vuole scendere al mare conviene andare con la macchina oppure farsi una bella discesona di 20 minuti a piedi e poi per tornare una bella salitona a piedi. Forse l'ideale sarebbe stato alloggiare giù e non su, anche perché nella parte superiore è difficile trovare un posto per pranzare, perché è tutto chiuso. Mi dispiace vedere posti così belli, meravigliosi, con il mare così bello, con così pochi turisti d'estate. Scilla è veramente un capolavoro. Scilla in realtà è minuscola. Noi abbiamo preso un hotel poco fuori dal centro storico, che è a 1 minuto a piedi dal centro storico. La cosa carina di Scilla però è che è in alto, è molto in alto, fa fresco qua, e per andare al mare bisogna fare una grossa discesa con le scale. A pranzo da street good, dicono sia una meta dei giovani qua a Scilla. Allora, il posto dello street food era momentaneamente chiuso per dei problemi tecnici, riaprono stasera, quindi siamo alla ricerca di qualche ristorante. Dove andiamo? Allora, ci siamo messi in un bar alla fine perché qua su è tutto chiuso. Non voglio andare sul lungomare adesso e quindi avevo troppa fame. Oh, abbiamo preso una macchina per andare a Chianalea, che è un posto qua sotto Scilla un po' più wild. Ciao.
Tra l'altro a Scilla abbiamo incontrato Giovanni Fois, che stava facendo in quel momento anche lui un viaggio in Italia, e ci siamo casualmente incontrati giù a Chianalea per mangiare un panino col pesce spada dal Civico 5, una bella granita da Zanzibar, e ci siamo fatti una passeggiata. Il giorno dopo, sempre con Giovanni Fois, che alloggiava nel nostro stesso hotel, siamo andati a Reggio Calabria per mangiare in un ristorante buonissimo sul lungomare. Ripieno di gamba e burrata, ragazzi. Qua preziosa, sono mezze lune, ripieno. Queste scaglie di meringa sono buonissime. Poi Giovanni Fois ha continuato col suo viaggio, mentre io e Chiara siamo tornati a Scilla per goderci un po' di mare e mangiare in un ristorantino molto carino sul lungomare di Chianalea. La nostra ultima tappa era la Sicilia. Oggi lasciamo la Calabria e andiamo in direzione Taormina, nei dintorni in realtà. Sono un po' sudato. Perché fa caldo in Sicilia quando si deve andare col traghetto l'estate? Chiara dice che non devo far vedere queste cose perché sono orribilanti. In realtà abbiamo alloggiato a Santa Venerina, in un posto meraviglioso chiamato le Case di Bacco. Veramente una tenuta immersa nella natura, con gli animali, tenuta benissimo. Un piccolo paradiso. Siamo qua in un posto bellissimo a Santa Venerina, che è vicino anche a Taormina, Citrezza, Cicastello. Adesso andiamo un secondo a fare la spesa per comprare due verdure, perché non mangiamo verdure da un sacco di tempo. E quindi non vogliamo mica ci venga la gotta. Niente, tutti quanti i supermercati sono chiusi, quindi adesso ci stiamo dirigendo verso un bar tavola calda. Purtroppo è un po' tardi, sono le 3, però abbiamo fame. Abbiamo avuto un velocissimo assaggio di Sicilia, non ho neanche ripreso tutto perché c'avevo troppa fame. Ho preso una pizzetta, un calzone fritto con dentro prosciutto, un pomodoro e mozzarella e una cipollina che pasta sfoglia con dentro, cioè tanto le rimangerò, ve le farò vedere. Purtroppo anche in Sicilia, come a Napoli, ho dovuto recuperare un po' di lavoro e non ho girato quanto volevo. Sono state giornate molto tranquille, passate in questa tenuta bellissima, un po' in piscina e un po' in giro. La prima sera siamo andati da Citrezza per incontrare il mio amico Salvo e per mangiarci un po' di sushi, tipico siciliano insomma. Giorno invece sono andato a cena con i miei amici Valerio e Katrina, che avevo incontrato in Corea. Stavano passando 3 mesi in Corea con la loro startup e poi sono tornati a casa a Taormina e mi hanno fatto mangiare nel ristorante Cutiludissi, molto buono. C'è un gatto. Ah, gatto, come va? Come va? Ma guarda che sole, non ti lamentare. Che c'è? Dici un po'. Come va? Che mi racconti? Lo so. Vabbè. Ha visto qualche animale? Anche il giorno dopo siamo tornati a Taormina per goderci un arancino veramente buono. Quello era buonissimo, mentre a pranzo non so perché a Zafferana abbiamo mangiato un arancino medio, che è strano perché in Sicilia è tutto buono, è quasi impossibile mangiare cose non buone. No, da là lo fai il tuffo. Eh? Giorno in Sicilia lo abbiamo passato dal nostro amico Salvo in piscina, abbiamo pranzato con le granite e per cena siamo andati con Chiara al ristorante Stellato, ma questo l'avete già visto su YouTube in un altro video. Ah, pure il capretto viene. Allora Gigi, non lo vuoi? E niente,
niente, questo era il mio viaggio e poi siamo tornati a casa. Purtroppo volevo incontrare un sacco di persone. L'idea del viaggio era di fare un sacco di video, un sacco di interviste, un sacco di cose. Tantissime persone mi hanno scritto per mail e notificandomi delle loro attività, delle loro cose molto interessanti da vedere. E porca miseria quanto ho rosicato. Vi ringrazio tutti, tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, e mi scuso se non ho potuto rispondere e se non ho potuto visitare quello che volevo e fare i video che volevo. Sicuramente mi rifarò. Questi mesi sono stati pieni zeppi di imprevisti, ma non importa, è stato molto divertente, quindi mi raccomando, continuate a seguirvi, iscrivetevi al canale e nulla, spero che questo riassunto delle mie vacanze italiane vi sia interessato. Ciao, vi abbia interessato, come si dice?